Allora, nel corso del XIV e del XV secolo, nel Mediterraneo si affermò, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista politico, il potere degli aragonesi e in Egitto il potere dei mamelucchi. Venezia manteneva il suo primato commerciale, ma l'impero ottomano, che sta crescendo in maniera enorme ed è la grande novità, e il grande potere apparterrà ovviamente poi a loro, sarà assediata dagli ottomani e che quindi Venezia comincia ad andare in difficoltà. Abbiamo, oltre alle invasioni ottomane, anche le invasioni mongole, che nel XIII secolo avevano messo fine alla supremazia dei turchi, e dalle ceneri del loro impero nacque l'impero ottomano. L'impero ottomano conquistò piano piano tutti i Balcani e tutta l'Europa orientale, e con Maometto II nel 1453, è una data fondamentale quella del 1453, conquistarono Costantinopoli. E la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani nel 1453 pone fine all'impero cristiano d'Oriente, pone fine all'impero bizantino, e Costantinopoli non si chiamerà più Costantinopoli, ma si chiamerà Istanbul. Nel 1439 si era pensato che l'impero bizantino potesse andare avanti, perché con il Concilio di Firenze si era messo fine allo scisma d'Oriente. Le due chiese avevano riniziato a collaborare. Venezia di fatto si trova sola a confrontarsi con il potere ottomano, e nel 1479 è costretta ad arretrare e a firmare la pace di Istanbul, che in pratica è un riconoscimento da parte di Venezia della supremazia ottomana. Gli ottomani diedero vita a un impero multietnico strutturato molto bene, e furono molto abili, perché a volte si pensa che il mondo islamico sia un mondo che nega la possibilità agli altri. Qui furono molto abili, anche un po' subdoli, nel lasciare la libertà di culto, ovvero se uno era cristiano poteva liberamente seguire il proprio culto, lo stesso se era ebreo, se era ortodosso, se era cristiano romano. Però attenti, se uno è islamico segue il proprio culto liberamente, se non sei islamico il proprio culto lo segui a pagamento, cioè paghi una tassa per essere libero di questo culto, no? Ora noi ci scandalizziamo, e facciamo bene a scandalizzarci, perché è una discriminazione molto forte. Però se uno è buddista oggi e a scuola vuole un'ora di educazione buddista, non ce l'ha. Se la deve pagare da un precettore fuori, no? Se uno è cattolico, l'ora di educazione cattolica, se la vuoi fare, ti è garantita e pagata dallo Stato. Quindi delle discriminazioni religiose anche in un mondo più laico, sicuramente l'impero bizantino, com'è il mondo occidentale oggi, com'è l'Italia oggi, delle discriminazioni religiose inevitabilmente vengono fuori. Probabilmente c'è anche, non dico una giustizia, ma un fondo di senso, nel senso che ovviamente chi ha più adepti si inserisce nel tessuto culturale in maniera più forte. È ovvio che i cristiani cattolici oggi a Livorno, in Italia, sono molto più dei buddisti, però è anche vero che vediamo che a volte il numero maggiore di adepti deriva da invasioni, come è stato il caso dell'impero ottomano. Con Solimano il Magnifico gli ottomani giunsero a Belgrado, quindi nella parte alta dei Balcani, e arrivarono ad assediare Vienna. Se arrivavano a Vienna avrebbero imposto la loro visione islamica in tutta la parte europea, anche centrale. Avevano una grandissima organizzazione sia militare che amministrativa, quindi a volte quando si pensa al mondo islamico come a un mondo di serie B, come a un mondo ancora non del tutto evoluto, non è assolutamente vero. L'organizzazione è un'organizzazione estremamente forte. E
non guardarono soltanto all'Europa, arrivarono anche a conquistare zone dell'Africa settentrionale. L'espansione ottomana nel Mediterraneo, lo vedremo con l'epoca di Carlo V, subì una battuta d'arresto, ma poi si riprese con la battaglia di Lepanto del 1571, che faremo quando faremo Carlo V. Quindi vediamo che oggi, se abbiamo questa anomalia in Europa, no? L'anomalia turca, ovvero è un paese, la Turchia, che vuole entrare nell'Unione Europea, però sarebbe un paese islamico all'interno dell'Unione Europea. Io non ci troverei niente di male per questo, cioè se l'Europa deve smettere di pensarsi soltanto come cristiana, l'Europa oggi è un crocevia di culture, quindi da questo punto di vista andrebbe bene. Peccato però che in Turchia mancano anche le basi elementari oggi della democrazia, perché Erdogan è un dittatore spietato, un dittatore che fa fuori politicamente chi la pensa in maniera diversa da lui, c'è ancora la pena di morte, quindi è difficile per l'Europa accettare la Turchia. Però vediamo che rispetto al mondo turco, il mondo occidentale tiene un atteggiamento ambivalente, ogni tanto li considera lo considera uno Stato che a causa anche di Erdogan non può entrare in determinati meccanismi. Abbiamo visto che nella prima guerra del Golfo contro il mondo islamico nel 1991 l'Europa ha chiesto aiuto agli islamici turchi, cioè l'Europa e gli Stati Uniti hanno chiesto aiuto agli islamici turchi per avere la meglio su altri islamici. Quindi è una situazione che da allora si è sviluppata ed è naturalmente ancora in essere. Ovviamente l'impero ottomano è anche un impero che è carico di cultura positiva, ma rimangono delle macchie nella conquista estremamente forti.